Vi faccio vedere un sistema per contrastare gli apparati boccali dei pesci che tagliano normalmente i fili o pesci un po' sospettosi e che dobbiamo pescare con fili sottodimensionati. Il sistema è quello della trappola, è una trappola fatta tutta con nylon. Si chiama trappola perché c'è un inganno dietro per il pesce. Allora, io in questo caso ho un filo dello 0,20 e un filo dello 0,30. Chiaramente il 20 sarà la parte predominante del finale e il 30 sarà solo l'ultima parte di rinforzo. Il nodo di congiunzione è l'unilaterale. Consiste nell'accoppiare i due fili a V nella parte superiore, 3-4 giri da una parte e lo riportiamo nel mezzo, nella curva, 3-4 giri dall'altra parte e lo inseriamo sempre nell'asola centrale. È un nodo che potete trovare da tutte le parti su internet, si chiama unilaterale o nodo di sangue. Vedete, si strizza bene, si tagliano i due baffi laterali. Queste operazioni si eseguono perfettamente con l'utilizzo di un tagliaunghie e si taglia uno spezzone di 0,30. A questo punto inseriamo un pezzettino lungo circa un centimetro di tubetto di silicone. L'ideale del diametro va da 1, 1,2, 1,5 a secondo del tipo di amo che utilizziamo. Chiaramente più l'amo è più grande, più utilizzeremo un diametro maggiore. Poi vedremo il perché. Legheremo l'amo al finale più robusto, in questo caso lo 0,30, e in base all'apparato boccale dei pesci. Ora, uno degli ultimi video che avete visto è quello dei balestra, dove io realizzo una trappola, un rinforzo, quindi un rinforzo di circa 4-5 cm è sufficiente perché il pesce non ci tagli. Leghiamo l'amo. Togliamo la parte in eccesso e vediamo, questo è tutta la parte del rinforzo, no? Il tubicino di silicone lo posizioniamo sul nodo e poi introduciamo il tubetto di silicone sull'amo, praticamente nella parte della legatura. A questo punto schiacciamo un po' il rinforzo e questa parte qua verrà coperta generalmente dall'esca, sia si tratti di un verme, sia si tratti di una trancia di gambero, di un bibi, di un pezzetto di sardina, e praticamente questo starà tutto all'interno dell'esca. La differenza è che al momento, e qui abbiamo uno 0,20, quindi in questo caso è uno 0,20, può essere uno 0,16, uno 0,18, uno 0,22, uno 0,25, uno 0,30, uno 0,50, a seconda del tipo di pesca che facciamo. Chiaramente è tutto rapportato al diametro del finale e al diametro della trappola in base a cosa noi insidiamo. Dal momento che il pesce afferra l'esca in bocca e noi lo ferriamo, a quel punto con un colpo secco esce fuori il rinforzo che era nascosto dentro l'esca, e questo rinforzo chiaramente ci consente di non farci tagliare il finale da pesci tipo i balestra, tipo i gronghi, tipo le murene. Chiaramente la trappola e il finale deve essere tutto rapportato al pesce che intendiamo insidiare.